Buonasera al pubblico di Porta a Porta, bentornato a Luigi Di Maio, che ospitiamo per la prima volta nel suo ruolo di vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di ministro dello sviluppo economico e di ministro del lavoro. È la prima volta che questi due ministeri che stanno a Via Veneto, uno a destra e l'altro a sinistra, vengono accorpati. Riesce, non ci sono pericoli di attraversamento, no? quando anzi, vanno l'uno all'altro, no? Le mie impressioni erano giuste, nel senso che io ho voluto portare sotto la stessa direzione politica questi due ministeri, del lavoro e dello sviluppo economico, perché per esempio lunedì scorso abbiamo chiuso, quindi a una settimana da ministro, abbiamo chiuso, grazie ai bravissimi funzionari del Ministero del Lavoro, la vertenza team. C'era il rischio di 30.000 persone in cassa integrazione. Siamo riusciti ad ottenere, con un accordo tra le parti, la solidarietà difensiva. Questo però mi ha portato gli operai a dirmi, i lavoratori a dirmi, però adesso c'è bisogno di un piano di sviluppo per le telecomunicazioni. Appunto, ho detto, vabbè, allora qui salviamo adesso la vostra condizione, attraversiamo la strada, andiamo allo sviluppo economico e cominciamo a parlare di 5G, di banda ultralarga, di interventi nelle telecomunicazioni per aumentare il lavoro in quel settore. Su questo voglio solo dire un'ultima cosa in pochi secondi. Per me sviluppo economico e lavoro devono stare insieme, perché soprattutto nella piccola e media impresa italiana l'imprenditore è anche lavoratore, perché lavora nell'azienda, e il lavoratore si sente anche un po' imprenditore, perché altrimenti il made in Italy nel mondo non lo portavamo se non era così. Quindi io credo molto nel fatto che l'impresa è un gioco di squadra e non si debbano contrapporre datore e lavoratore. Senta, c'è un po' di frizione all'interno del governo oppure no? C'è Salvini, non l'avremo ospite domani sera, ma insomma proprio è altro che bicarbonato, è proprio effervescente. Al massimo i sondaggi lo premiano, lui dice stasera ma io non ci credo ai sondaggi, eccetera. Insomma, sembrate un pochino schiacciati sotto l'ombra di Salvini. Guardi, questo è un complesso che io non ho, sinceramente. Abbiamo stili differenti come persone, ma questo è sempre stato così. Sia Salvini che io abbiamo due stili completamente differenti, insieme al fatto che abbiamo un Presidente del Consiglio, che è Giuseppe Conte, che sa fare sintesi tra le due parti, tra le parti politiche di questo contratto di governo, e devo dire che a livello internazionale sta cambiando l'approccio dell'Italia ai tavoli, adesso nell'atteggiamento, che poi nella politica internazionale l'atteggiamento è fondamentale. Tra un po' arriveranno secondo me anche i risultati ai tavoli europei, sia sull'immigrazione ma anche sul sociale. Ieri mi ha fatto molto piacere, spendo una parola a favore di Angela Merkel, mi ha fatto molto piacere che ieri nel colloquio col Premier Conte la cancelliera tedesca abbia detto chiaramente che è pronta ad aiutarci sui centri per l'impiego e sui fondi sociali europei per il reddito di cittadinanza. Infatti io giovedì incontrerò il ministro del lavoro tedesco in Lussemburgo, perché loro hanno i migliori centri per l'impiego che ci sono in Europa, e li voglio portare come modello anche in Italia, perché il centro per l'impiego non deve essere più un'umiliazione per un ragazzo che cerca lavoro, ma deve essere l'opportunità loro, per guardi, hanno un poi vedremo, poi siamo andati a un centro per l'impiego, hanno un organico impressionante. Hanno un organico impressionante e funzionano bene. Noi altri abbiamo un organico povero e non combiniamo, ma poi ci torneremo. Infatti, sui centri per l'impiego. Allora, il problema, lei ha detto prima, il Presidente del Consiglio fa sintesi significa che ci sono due posizioni in qualche modo divergenti anche, ma sui campi Rom. Salvini dice io vado avanti, mi dispiace, io vado avanti, faccio il censimento, stasera ha detto sono d'accordo con Conte, è d'accordo anche con lei? Io ho detto chiaramente una cosa ieri, che quando Salvini ha detto non faremo censimenti, non faremo registrazioni, non schiederemo le persone, ho detto che sono d'accordo con lui, mi fa piacere che abbia corretto il tiro, perché secondo la nostra Costituzione i censimenti su base razziale non si possono fare. Altra cosa è la sicurezza legata ai campi Rom, su cui anche i nostri sindaci sono impegnati in prima fila, perché sappiamo benissimo che lì c'è bisogno di un controllo maggiore e c'è bisogno soprattutto di tutelare i bambini. Quindi su questo fronte io sono d'accordo. Se invece si parla di censimenti su base razziale, io non sono d'accordo. Oggi, giusto per festeggiare, rumeni e serbi sono spiati a pistolettate in un campo Rom a Roma. Quindi insomma, qualche problema c'è lì dentro. No, più di un problema. E il tema della sicurezza è un tema importantissimo. Qui, se ci sono due questioni che hanno posto gli italiani il 4 marzo, con le elezioni del 4 marzo, da una parte è la sicurezza, a volte legata anche all'immigrazione,
e dall'altra parte il lavoro e il reddito. Io mi sto occupando di aiutare tutta quella parte di italiani che oggi o non ha un reddito o non ha un lavoro o non riesce neanche a mangiare. Gli ultimi dati di Coldiretti che parlano di milioni, oltre 3 milioni di italiani che non riescono neanche a mangiare, sono un grande problema. Poi voglio dire anche un'altra cosa, ci sono altri censimenti da fare politici. Il primo è sicuramente quello di tutti i raccomandati che abbiamo nella pubblica amministrazione e dobbiamo cominciare a controllare, e tra questi mi permetto di dire anche di tutti quelli che magari ci sono in questa azienda, nella RAI, perché sul punto dei raccomandati noi dobbiamo cominciare a ristabilire il principio della meritocrazia. Oh, mi dica, come cominciamo? Dove cominciamo? No, nessuna azione di quelle che devono, nessuna azione intimidatoria, ci mancherebbe altro, però... Io credo che su questo, se c'è un governo del cambiamento anche nel mondo che riguarda lo Stato, dobbiamo ristabilire un po' di merito. E tante persone che si sentono oneste e che sono state oneste si sono viste sempre sorpassare dai disonesti. I disonesti sono i furbi e loro si sentono i fessi, e questa cosa deve cambiare, altrimenti rischiamo di continuare a far nutrire sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Se farete le scelte con il merito, nessuno potrà dirvi niente. Storicamente non è stato sempre così. E lei sarà il primo a richiamarci, va bene, visto che l'ho detto qui, lei sarà il primo, non la devo autorizzare io. Però, ecco, a proposito di merito, questo mi porta a ricordare la vicenda dell'avvocato Lanzalone. Allora, mi faccio l'avvocato del diavolo. Sì, eccoli là. Dice, facciamo il merito, poi sta un avvocato che non è in carico, che non ha niente, serve un uomo brillante sicuramente, e che diventa, le ultime notizie di questa serata, al tavolo eccetera, il Campidoglio era rappresentato da Lanzalone. Allora, con tutto, Lanzalone è sicuramente una persona brillante, però non mi pare un buon esempio di scelte, come dice lei, trasparenti eccetera, il fatto che uno che non è nessuno formalmente abbia un potere smisurato. E questo potere smisurato lo si sta raccontando, ma io conosco la vicenda Lanzalone, perché a Livorno l'avvocato Lanzalone, con la sua professionalità da avvocato e da studio di avvocati, ci ha permesso di risolvere il problema dei rifiuti. Voi ricorderete, sono venuto proprio qui a parlarne, ricordo il 2015, l'azienda dei rifiuti stava fallendo, oggi fa 8 milioni di euro di utili. Lo fa grazie ad un piano di concordato che fu gestito da Luca Lanzalone. Quando abbiamo vinto a Roma, come sempre succede, prendi i migliori, quelli che ti hanno risolto i problemi, e li metti sui dossier più importanti. Nel caso di Luca Lanzalone, la sindaca di Raggi, la sindaca di Roma, decise di individuarlo come presidente di Acea. L'Acea, che ha segnato il record di valore delle azioni sotto la sua presidenza, la presidenza di questo signore, durante, subito dopo la nomina della sindaca. Lei ha detto, lo abbiamo premiato. E ho avuto modo di chiarire, lo chiarisco anche qui, e la ringrazio di questa domanda. Noi abbiamo premiato. Quando si parlava di premiare il merito, perché questa persona non è che era una persona legata al Movimento 5 Stelle, è arrivato sul campo a Livorno, ha dimostrato il suo valore, lo abbiamo coinvolto nei primi problemi di Roma, e poi è stato nominato dalla sindaca Raggi presidente dell'Acea. Cioè, a presidente dell'Acea ci è andata una persona che aveva dimostrato a Livorno di essere una persona amministrativamente preparata. Ma perché non ha avuto un incarico al Campidoglio? Ma è vero, come risulta alle intercettazioni, dicevo Di Maio lo sento 3 volte al giorno al telefono e lo vedo tutti i giorni. Guardi, neanche mia mamma mi sente 3 volte al giorno, quindi allora che fa? È un mitomane questo. No, io non voglio assolutamente lanciare accuse a mezzo televisivo. Però sia chiara una cosa, le questioni, contratto fantasma o altro, quelle sono questioni che deve, vuole porle alla sindaca di Roma, nel senso che io non già ho fatto. Seguito, benissimo, io non ho seguito le questioni del Comune di Roma, anzi sapete che da circa un anno sono un po' più lontano dal Comune di Roma. Per quanto riguarda invece la questione di per sé, la colpa che ha il Movimento è di essersi fidato di un avvocato e dell'avvocato sbagliato. Ma allora siamo in compagnia di decine di milioni di italiani. Di non avergli dato un incarico preciso. Ma era presidente di Acea. Sì, ma che c'entra? Ma lui stava su tutti i tavoli che con Acea non c'entravano niente. Ma era una persona, una specie sovrintendente. Io ho detto una cosa molto semplice, commentando questa vicenda. Come rovinarsi la vita pur avendo una posizione di prestigio senza dover ringraziare nessuno, perché come ho detto, se l'era meritata sul campo, la sindaca lo ha valutato per la bravura che aveva avuto come avvocato che si occupava di questioni amministrative.
Le relazioni che ha tenuto l'avvocato Lanzalone, che poi vengono fuori dalle intercettazioni, fanno parte dell'inchiesta. Mi fa piacere che la procura abbia detto che la sindaca di Roma Raggi non c'entri niente con quell'inchiesta. Allora, è stata sentita però due volte, un testimone sentito due volte significa che la prima volta non ha convinto o forse sono dimenticati di chiedere. Non risultano queste cose, poi non so la procura. No, due volte, no, è stata sentita. Sì, no, nel senso, non so che cosa si siano detti con la procura. Sentiamo un momento a proposito invece di Lanzalone, che cosa ha detto qui Virginia Raggi e cosa ha detto invece ieri Bonafede a 8:30. Sentiamolo insieme. Politicamente l'avvocato Lanzalone è uno sicuramente strutturato, perché ho letto che le è stato presentato da due ministri in carica, il ministro Bonafede, il ministro Fraccaro e così. All'epoca erano i responsabili degli enti locali, ossia erano due persone che all'interno del movimento andavano a supportare i comuni per determinate problematiche che ogni comune poteva avere, e quindi sicuramente vennero a darci un supporto, perché non è un mistero, all'indomani dell'arresto di Marra ci fu un certo scossone all'interno del Consiglio Comunale da parte del Movimento 5 Stelle, quindi in qualche modo ci dettero un po' di supporto e ci presentarono, nel momento in cui io chiesi di poter approfondire questo tema, quindi inizialmente, ripeto, l'approfondimento fu molto, molto blando sui bilanci, quindi atti pubblici, io chiesi un approfondimento, di poter fare un approfondimento sul concordato preventivo in continuità, quindi su questo strumento. E quindi mi presentarono l'avvocato Lanzalone. Ha parlato di Lanzalone con Di Maio? No. Questo avvocato Lanzalone, che è agli arresti domiciliari per tutta una serie di reati, dalla corruzione ad altro, l'ha scelto lei, la sindaca Raggi, il vice premier Di Maio? Chi? Allora, a parte che l'ha scelto la sindaca Raggi, però mi deve permettere di fare una premessa che è importante. Però mi scusi, solo questo, l'ha scelto la sindaca Raggi su suo consiglio. L'ha scelta la sindaca Raggi, gliel'abbiamo presentato sia io che Riccardo Fraccaro. Ora, io ho presentato l'avvocato Lanzalone alla sindaca Raggi. Spieghiamo qual era il contesto. Io ero assieme a Riccardo Fraccaro, facevamo parte della squadra di coordinamento. Facevamo parte della squadra di coordinamento e di supporto dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle. Allora, noi abbiamo avuto la sensazione che la Raggi dicesse: me l'hanno portato loro. E che loro replichino, Bonafede e Fraccaro, l'ha scelto la Raggi. Ha senso questo concetto, nel senso che, allora, mi permetta di dire prima di tutto una cosa, io rispondo a tutte le domande su questa vicenda e ci mancherebbe altro, siamo gli unici che in questa vicenda non hanno preso una lira, un euro, se no dicono che vogliamo uscire dall'euro se cito le lire, e tutti gli altri partiti hanno preso soldi, hanno gente arrestata di esponenti politici, ma qui sembra che lo scandalo sia 5 Stelle. Io ho detto una cosa, vogliamo fare un'azione di trasparenza generale? Facciamo una norma, l'ho proposta e noi siamo maggioranza, quindi si farà. Facciamo una legge che dice che d'ora in poi tutte le forze politiche e le fondazioni politiche devono rendere trasparenti i soldi che prendono. Perché se c'erano degli elenchi trasparenti sui finanziamenti privati alle forze politiche, scoprivamo durante la campagna elettorale che sto Parnasi aveva dato soldi a tutti tranne che ai 5 Stelle. Questa legge si deve fare il prima possibile, perché i cittadini devono sapere già durante la campagna elettorale chi dei privati mette i soldi, perché forse i giornalisti si sarebbero insospettiti del fatto che sto Parnasi dava soldi a tutti i candidati degli altri partiti. Però mi dispiace poi che tutta la questione sia i 5 Stelle nella bufera. Non c'è un eletto dei 5 Stelle coinvolto in questa storia. Lanzalone, prendiamo tutte le responsabilità di una nomina, però questa persona aveva tutti i cosiddetti, tutte le referenze, il curriculum e le capacità per andare a fare il presidente di Acea. Nessuna obiezione. Ci siamo fidati dell'avvocato sbagliato? No, ok, questa è la nostra colpa. Allora, però di far passare questo per lo scandalo che mette la bufera ai 5 Stelle, mi dispiace. È una cosa che... Per rispondere alla sua domanda, sì. Bonafede e Fraccaro, che lavoravano notte e giorno sul comune di Livorno per dare una mano al sindaco Nogarin, che stava cercando di risolvere il problema dei rifiuti, conoscono Lanzalone sul campo. Quando la sindaca Raggi avvia il concordato preventivo in continuità dell'ATAC, che è stato approvato dal giudice l'altro giorno, allora
come sempre si fa in una forza politica, si dice guarda io ho questo che è bravo, te lo posso presentare, poi ne fai quello che vuoi, e lei ne ha fatto quello che voleva, cioè presidente di ACEA. Mi sembra che tutto fili normale, no, se non per quando capita ai 5 Stelle. L'unica cosa antipatica è che un comune straimportante come quello di Roma, e l'ho detto anche con tutto rispetto a Virginia Raggi, sembra quasi che abbia sempre bisogno di una badante. Prima era Marra, poi restano Marra, allora era Anzalone. Cioè persone che non fanno parte della struttura, che non hanno un incarico chiaro, quando ce l'hanno, il caso di Marra, vanno oltre quello che dovevano fare. Insomma, si ha quasi l'impressione che ci sia, e questo è un errore, è proprio un errore di immagine. Posso dire una cosa? Al di là della CEA. Non è che qui c'è la questione della badante o meno. Quando si governa una struttura amministrativa, per esempio io oggi governo due ministeri, si ha la parte politica, che sono io, e ci sono i sottosegretari e il viceministro, e poi c'è la parte tecnica della pubblica amministrazione, che si divide in quelli che hanno vinto il concorso e quelli di nomina fiduciaria. Quando si fanno delle nomine fiduciarie ci si prende la responsabilità. Però se uno è insospettabile e poi lo colgono con le mani nella marmellata, ma neanche la polizia lo sapeva che Lanzalone faceva quelle cose prima di scoprirlo nelle intercettazioni. Mi permetto di dire questo perché non è che noi, l'altro giorno in un'intervista con la cordialissima Lucia Annunziata, lei mi diceva voi avete affidato la gestione della cosa pubblica ai tecnici, ma no. Noi, come tutti quelli che governano la pubblica amministrazione, si affidano a dei tecnici per le questioni tecniche, le decisioni politiche le prendiamo noi. Quindi non c'è una questione di badante, c'è una questione invece di, ancora una volta, fondi privati alle forze politiche in cui noi non siamo coinvolti e su cui io chiedo adesso, il prima possibile, ne ho già parlato col ministro Bonafede perché è una norma anticorruzione, di portarla in Parlamento e di votarla in modo tale che d'ora in poi tutti i cittadini possano sapere le loro forze politiche da chi prendono i soldi. Però sarebbe corretto spiegare ai cittadini che in tutti i principali paesi europei c'è il finanziamento pubblico dei partiti. Allora, i partiti devono campare? Sì, perché la democrazia non è che sono degli organismi abusivi, no? Sono una fonte di democrazia. Come campano? Allora, posso dire una cosa su questo? È una storia un po' ipocrita certe volte, perché se no nessuno deve soldi ai partiti. Non è il concetto suo, perché è una cosa che io sento da quando è nato il movimento. Noi non abbiamo mai preso finanziamenti pubblici alle forze politiche. Cioè i rimborsi elettorali non li abbiamo presi e neanche il 2 per 1000 abbiamo utilizzato, che per me pure è soltanto i rimborsi ai gruppi parlamentari. Pure il finanziamento pubblico, quello è il funzionamento dei gruppi. Esattamente. Però per le campagne elettorali, noi le nostre campagne elettorali le finanziamo con chi ci crede e abbiamo un tetto di 5.000 euro. C'è stato un imprenditore che ci aveva dato 10.000 euro nella campagna mia delle politiche e gli abbiamo restituito 5.000 euro perché come norma nostra ci siamo detti massimo 5.000. Io ho messo insieme circa 800.000 euro di campagna fatta da piccole donazioni di 29 euro. La gente ci crede, siamo stati la prima forza politica senza finanziamento pubblico. Nell'era del finanziamento pubblico ai partiti in Italia sono scoppiati i più grandi scandali di corruzione. Quindi il concetto finanziamento pubblico non c'è corruzione è dimostrato che non è così dai fatti di questi ultimi anni. Dubbio, quello che dico alibi, io è se nelle forze politiche ci crede la gente, allora la gente dà una piccola donazione e si sente partecipe di quella forza politica. Se invece devo fare carte false per prendere soldi da grandi imprenditori per finanziare la mia forza politica, poi o finisce nelle inchieste o finisce che perdi le elezioni, o allora, tutte e due. Torniamo un momento a Salvini. Lei condivide la politica di Salvini sull'immigrazione? Lei si ricorda che un anno fa la questione dell'ONG l'ho posta io? Si ricorda tutto quello che mi è arrivato contro sulla questione dell'ONG? Sì. È un quando tema il procuratore di Catania... Il procuratore Zuccaro, che anche in questi giorni sta intervenendo, un anno fa, circa un anno fa, lanciò l'allarme sulla questione delle ONG nel Mediterraneo. Anche oggi ha detto fanno parte di un sistema complesso che preoccupa. Ed è vero, perché, guardi, in questi giorni il ministro Toninelli, che poi è quello da cui dipende la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, che è il nostro ministro del Movimento 5 Stelle per Infrastrutture e Trasporti, si è assicurato che le nostre navi nel Mediterraneo, quelle della Marina, della Guardia Costiera, svolgessero le operazioni di salvataggio. Io però ho sempre detto, c'è una bella differenza tra il salvataggio e il traghettamento, quando te li vai a prendere sulle coste lì e li porti sulle coste nostre. Quello non è accettabile. L'operazione che è stata fatta nelle ultime settimane, in cui si è detta all'Aquarius... Non è detto che tu debba sbarcare per forza nei porti italiani, visto che c'è Malta che è Unione Europea, la Spagna è Unione Europea, la Francia è Unione Europea, la Grecia è Unione Europea, la Grecia fa la sua parte in questa storia, allora forse è il momento
quell'operazione ha permesso, come dire, di mostrare tutta l'ipocrisia europea. Qual è stata la risposta addirittura dell'ONU, se non sbaglio, oltre dell'Unione Europea? Malta e Italia trovino subito una soluzione, trovino loro una soluzione. L'Unione Europea che cos'è? Poi la Spagna ha aperto i porti, la Francia ha detto ci prendiamo una parte di quelli che sbarcano in Spagna. Perfetto, adesso ci sono due porti aperti nel Mediterraneo, per me, la Spagna e la Francia. Noi saremo contentissimi di accompagnare in quei porti altre ONG, anche scortandole con le nostre motovedette. Però deve essere chiara una cosa, d'ora in poi nulla sarà come prima, perché adesso si è svelato il vero grande problema dell'Unione Europea, che avevano tutti i porti chiusi tranne noi. E come facevano a farci la morale quando noi abbiamo deciso non di chiudere i porti, ma di dire alle ONG trovate altri porti? Mi dispiace per Malta. A Malta forniamo l'elettricità. Da Ragusa parte un cavo che dà l'elettricità a Malta. E Malta si è rifiutata di dare una mano all'Aquarius che stava nelle sue acque, nell'area SAR di Malta. Quindi lei conferma che non attraccheranno più in porti italiani le ONG? Guardi, io adesso le confermo una cosa, che nelle prossime settimane andremo ai tavoli europei, chiederemo subito la modifica del regolamento di Dublino, mi pare ci siano state le adesioni dalla Germania, mi fa piacere, e d'ora in poi, come dicevo, nulla sarà più come prima, perché non è più una questione di porti chiusi. Adesso ci sono porti aperti per me, sia in Spagna che in Francia, per le disponibilità che sono state date. Anche perché ci hanno fatto la morale, ci hanno detto addirittura che stavamo violando le convenzioni internazionali, quindi io considero quei porti aperti e adesso le ONG possono andare anche verso altri porti. Ma nei 10 giorni che ci separano dal vertice, attesissimo quello... Continueremo con la linea che abbiamo già quindi dato come niente, governo. Niente ONG. Guardi, sui porti su italiani. Su questo siamo compattissimi, perché il tema dell'immigrazione è un tema che l'Italia ha affrontato con grandissima pazienza e solidarietà in questi anni. Ci scuseranno se non abbiamo festeggiato in questi anni ogni volta che sbarcava una nave con quei disperati, però è vero anche che sbarcavano più di una al giorno in alcuni momenti, quindi non era una questione di festeggiamenti, era una questione di responsabilità. Gli italiani, l'ho sempre detto, e soprattutto i cittadini siciliani di Lampedusa, meriterebbero il premio Nobel per la pazienza, per tutto quello che hanno affrontato in questi anni sull'immigrazione. Adesso la musica è cambiata, è bastato dire qualche no ai tavoli e sulla questione dei porti. E con qualche sano no in Europa otterremo tanti sì per gli italiani, io ne sono convinto. Allora, l'Europa fino adesso ci dà 126 milioni all'anno per l'assistenza, noi spendiamo 5 miliardi. Alla Turchia ne sono stati dati 6 per bloccare l'arrivo da quella parte là. C'è una tranche di 3 miliardi. È vero che l'Italia potrebbe mettere il veto a che anche questi 3 miliardi vadano alla Turchia se non ci risolvono i problemi Guardi, nostri? Io oggi, dalle parole che sento, poi vedremo dai fatti, non vedo ancora l'esigenza di mettere il veto, perché io sto registrando aperture da tutte le parti. Ma devono sapere, come è stato al tavolo del G7 in Canada, che l'Italia non si accoda più. Cioè l'Italia non è più quel paese in cui si dice vabbè fanno un po' di caciar ma poi riusciamo sempre a farli stare zitti. È finita quell'epoca lì. Ora, che era inizia? Inizia l'era dei sì e dei no. I sì quando ci conviene come paese, dei no quando non ci conviene, ma non dei no che bloccano tutto. Però se poi si dovesse arrivare a un regolamento di Dublino in cui si aggrava ancora di più la posizione dell'Italia sul tema dell'immigrazione, allora utilizzeremo tutti gli strumenti possibili. Ma non lo sto minacciando. Sto dicendo ovviamente che daremo mandato al Ministro degli Esteri, al Ministro degli Affari dell'Unione Europea, a tutti coloro che, e ovviamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di portare a quei tavoli questa posizione, che dobbiamo essere aiutati. Lei diceva ci danno poche centinaia di milioni di euro sull'immigrazione dall'Unione Europea. È vero, a fronte degli italiani che mettono nell'accoglienza quasi 5 miliardi, 4,5, poi ci sono tante contestazioni su questo. Una parte di quei fondi sono nel Ministero del Lavoro, perché il Ministero del Lavoro è anche il Ministero delle Politiche Sociali. Io dico una cosa, se queste cooperative, queste associazioni, queste società iniziassero a rendicontare i soldi che arrivano, probabilmente avremmo bisogno di meno soldi. E questo già perché si ripigliano senza rendiconto? Ora, io non voglio lanciare accuse generiche, però il vero tema è che la legge è fatta in modo da gestire situazioni emergenziali. Quindi gran parte di questi chi fondi... Ha avuto. Esatto, vedo che conosce i motti della mia terra. Ora, il tema vero di questa storia, un tema serissimo che riguarda persone in difficoltà, bambini, donne incinte, questo tema è stato un business in Italia. Per fermare questo business, da una parte dobbiamo limitare le partenze,
dall'altro dobbiamo gestire bene l'accoglienza qui in Italia con le identificazioni veloci, ma dall'altra i soldi che si mettono, che gli italiani mettono nell'accoglienza, devono essere rendicontati e così ne potremo utilizzare di meno per questo e fare altre politiche con quello che avanza. Allora, lei come primo atto ha incontrato i rider, diciamo, no? La gig economy, quelli del, insomma, i ragazzi, anche purtroppo non solo ragazzi, anche persone mature che hanno perso il lavoro, eccetera, e che per guadagnare un po' di euro portano le pizze e la cena a casa. Allora, vediamo questo servizio di Daniele Marzo e di Carl'Antonio Cavazzocca sulla vita di un rider e poi le chiedo qualcosa. Marco, rider da un anno, che vita è? È una vita, diciamo, a volte molto dura nel lavoro, nelle ore, diciamo, dove c'è più richiesta, quindi la sera principalmente e nei weekend. 15 ore settimanali, quanto viene pagato allora? Io personalmente vengo pagato a consegna, quindi guadagno 5 euro lordi a consegna. Chi viene pagato a ore viene pagato 8 euro lordi all'ora. Ci sono anche delle situazioni peggiori, nel senso che ci sono per esempio alcuni che non danno nemmeno un minimo garantito. La vita da rider, dicevamo, quali sono gli elementi per cui è nata la protesta e che tu senti sulla tua pelle? Gli elementi per cui è nata principalmente sono quelli che riguardano il meccanismo di lavoro, nel senso che viene spacciato come un lavoro flessibile, quindi lavora quando vuoi e quanto vuoi. Però di base chi non lavora nei weekend viene penalizzato perché non ha un accesso, diciamo, ha accesso dopo al calendario di prenotazione dei turni. La questione sicurezza quanto pesa? La questione sicurezza pesa, nel senso che adesso per fortuna qualcuno di noi ha un'assicurazione, però è ben poco rispetto a quello che, insomma, che rischiamo tutti i giorni, perché insomma ci sono dei massimali abbastanza bassi. Qua i diritti non ce ne sono, nel senso che sono lavoratori inquadrati come autonomi, in realtà sono tutti estremamente subordinati, e hai una paga da fame, il rapporto di lavoro è rescindibile in ogni momento. Abbiamo visto anche il problema della sicurezza sul lavoro. E il problema della sicurezza sul lavoro. Qua abbiamo l'assenza di assicurazioni, se non modestissime, abbiamo lavori altamente usuranti, gente che corre in città come Roma al massimo del loro potenziale, perché più corri e più hai chiamate e quindi ovviamente metti anche a repentaglio la tua vita. Cioè, cosa è importante far capire a chi si chiede ma com'è la vita da rider? Perché chiedono maggiori diritti? Cos'è che manca? Noi siamo lavoratori subordinati a tutti gli effetti, però veniamo considerati lavoratori autonomi. Di fatto non è così, perché come dicevo prima, se io decido di non lavorare per 3 weekend, poi perdo moltissime opportunità di lavoro. E tu cosa rispondi a chi dice ma sono tutti ragazzi, lo fanno come secondo lavoro, in realtà è una scelta momentanea per mettere qualche soldo da parte? No, questa è una bugia, nel senso, comunque non è una verità completa, nel senso che c'è una parte di noi che è studente e lo fa per arrotondare, però lo zoccolo duro di chi fa questo lavoro sono persone che lo fanno o per, appunto, come me, per arrivare a mettere su uno stipendio decente, o persone che addirittura lo fanno proprio per campare la propria famiglia. Io conosco padri di famiglia anche che lo fanno su base giornaliera, quindi 11 ore al giorno, 7 giorni su 7. Potessi parlare con Di Maio, che gli diresti? Ma sinceramente non saprei, però gli direi, appunto, quello che gli consiglierei sarebbe di trovare una soluzione per la quale i rider abbiano delle giuste tutele e non ci sia il rischio che le aziende, insomma, ci lasciano senza lavoro scappando dall'Italia. Qual è la soluzione? Io la prima cosa che ho fatto al Ministro del Lavoro, il lunedì che mi sono insediato al Ministero, è stato chiamare questi ragazzi, che molto spesso non si riconoscono neanche nei sindacati, quindi sono organizzati in comitati a seconda delle città e chiedono delle tutele. Chiedono copertura assicurativa, perché loro stanno in giro con le biciclette la mattina e la sera facendo consegne di pietanze a casa, chiedono una tutela normale pensionistica, chiedono un minimo orario, un compenso minimo orario e soprattutto chiedono un contratto, perché a volte non hanno neanche un contratto. Io non voglio generalizzare. Li ho incontrati e gli ho detto: guardate, scriviamo una norma insieme, una legge insieme che vi tuteli. Dopodiché ho incontrato le compagnie delle app, quindi queste grandi, queste big company a livello internazionale, delle multinazionali, per le quali questi ragazzi lavorano,
E io ho detto, guardate, io voglio fare questa legge. Se voi volete trovare una soluzione insieme a questi ragazzi, sedendovi al tavolo, io da Ministro del Lavoro patrocino questo tavolo e troviamo una soluzione insieme senza bisogno di fare la legge, altrimenti si fa la legge. Le compagnie hanno accettato e noi inizieremo, ma a breve, a giorni, il tempo di convocarli, il primo tavolo che coinvolge le compagnie delle app multinazionali e questi ragazzi per fare un contratto che riguarda la gig economy, io la chiamo gig economy, è gig economy, che è sostanzialmente tutto questo mondo che coinvolge milioni di ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali senza diritti. Qualcuno dice, ma i ragazzi sono soddisfatti di questo lavoro? Io rispondo sempre una cosa, siamo in un momento del paese in cui molti ragazzi chiedono di lavorare senza guadagnare per dire di lavorare. Quindi non è più un metro di misurazione dire che i ragazzi sono soddisfatti di questo lavoro. Poi io ne ho incontrati solo di insoddisfatti. Io devo mantenere una promessa, che è la guerra al precariato. Qui non è neanche precariato, qui non sappiamo neanche se è il lavoro, si sta tornando al lavoro a cottimo in alcuni casi. Io devo mantenere questa promessa che passa per sicuramente più diritti e tutele a questi ragazzi, ma in generale, come le dicevo prima, per un'altra cosa, che è la giustizia sociale. Stamattina ho incontrato il presidente dell'INPS, Boeri, e abbiamo parlato della sua proposta sulle pensioni d'oro. Voglio fare una cosa, la sto progettando e spero che possa andare nel primo consiglio dei ministri utili. Voglio creare un fondo nel quale far confluire il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che è quasi pronto e lo approverà la Camera a breve, e il taglio delle pensioni d'oro, ai pensionati d'oro che non hanno versato i contributi per quelle pensioni d'oro. Tutto questo fondo lo destineremo ai pensionati minimi e man mano che lo implementeremo. Lei sa che sarà un fondo simbolicamente importante. Si lasci pregare. Vengo qui quando abbiamo approvato la legge e vediamo quanti soldi abbiamo recuperato. Ma come le dicevo, è una questione di giustizia sociale. Per i ragazzi, incontrerò il ministro del lavoro tedesco. Dobbiamo lavorare ai centri per l'impiego perché i ragazzi devono essere consapevoli dei propri talenti, andare a un centro per l'impiego e farsi mostrare dallo Stato un percorso per formarsi e inserirsi lavorativamente. E poi il reddito di cittadinanza, adesso ci arriviamo, su cui dobbiamo assolutamente accelerare, allora, io spero di portarlo nella legge di bilancio a fine anno. C'era un sistema per sistemare tante situazioni che poi sono finite in nero, era quello dei voucher. Il 25% dei voucher andava al fisco e alla previdenza. La persona che fosse la babysitter o il ragazzo che portava la pizza erano assicurati. È stato ritirato dal governo precedente perché c'era la paura del referendum della CGIL. Sostanzialmente, voi pensate di ripristinarli? Però, mi scusi, presso l'INPS esiste ancora uno strumento simile ai voucher che si chiama Presto. Sì, ma non funziona, guardi. Il tema, è stato calcolato 500.000 occasioni di lavoro perse. Il tema è che io ho un ragazzo che si muove in bicicletta la mattina e la sera e, come ha spiegato lui prima, viene valutato sulla base del punteggio che riceve la pietanza. Certo. Quindi lui deve correre, essere più veloce dell'altro, però per esempio voi avete intervistato uno col motorino e c'è quello con la bicicletta. Tra quello col motorino e quello con la bicicletta chi prenderà il punteggio migliore? Non c'è neanche la parità di mezzo. Questi ragazzi che corrono in bici dalla mattina alla sera per lavorare, per consegnare le pietanze, rischiano, no, non voglio enfatizzare, però la rischiano la vita anche, soprattutto in alcune strade del nostro paese, devono avere delle tutele che non gli può dare un voucher. Sulla questione dei voucher, i voucher erano nati per un tipo di lavori, per esempio quelli domestici e così. Poi c'è stato un abuso. Poi a un certo punto c'è stato un abuso per cui si pagavano gli ingegneri con i voucher, ridicolo, insomma. Ora, abbiamo buttato il bambino all'acqua sporca. Perché si sono buttati via tutti i voucher? Perché la paura era di perdere un altro referendum. Perché la CGIL aveva indetto un referendum e il governo, per non perdere il secondo referendum in 6 mesi, aveva perso quello sulla riforma costituzionale, decide di abolirli del tutto. Io penso però che per soprattutto i più giovani trasmettergli l'idea che il lavoro è un voucher è sbagliato, perché ci abituiamo ad un'idea di lavoro che poi impatta. In Europa ci dicono voi siete quelli che fanno meno figli di tutta Europa. Ma grazie mille, noi non abbiamo una prospettiva neanche a una settimana a volte, neanche a 15 giorni. Come possiamo pensare di mettere su famiglia? Un'altra questione che affronterò in Lussemburgo giovedì al Consiglio dei Ministri del Lavoro
al Consiglio dei Ministri del Lavoro europeo, dell'Unione Europea, è il fatto che se nasce un bambino in Italia deve avere gli stessi aiuti economici di un bambino tedesco e francese. E dobbiamo lavorare al welfare familiare, sennò si inceppa tutta la nostra società. Lì però sono i paesi, i singoli paesi che ci decidono. Ci sono i fondi sociali europei. Ora, al di là del singolo fondo, quanti soldi si sono messi nelle banche in questi anni e quante nelle famiglie nella povertà? Ora è il momento di metterle nelle famiglie nella povertà, anche perché il nostro governo dimostra che in tutti questi anni, facendo politiche europee solo con l'attenzione alle banche, per carità, io non voglio sottovalutare il caso e le questioni, facendo così non solo i cittadini non ti seguono più, ma ti puniscono. Noi abbiamo bisogno di rimettere al centro i diritti sociali, li doveva mettere a posto la sinistra per le fasce più deboli e li ha massacrati. Come Forza Italia doveva aiutare le imprese in questo paese, mio padre li votava. Era un imprenditore, si è ritrovata Equitalia contro, gli studi di settore contro. Io voglio portare in Consiglio dei Ministri il decreto dignità che come prima voce ha abolizione di spesometro, redditometro, studi di settore, split payment, in tutti gli strumenti già stati aboliti che questi, stanno distruggendo. Sono stati aboliti tra un anno, oppure aboliti tra 6 mesi. Quindi ti dicono, ma già l'abbiamo fatto. E allora perché io ho ancora lo studio di settore o ho ancora lo spesometro? Senta, conferma che nei contratti a termine le proroghe scenderanno da 5 a 4? Non vi do ancora i dettagli in questo senso, ma stiamo lavorando ad una revisione del Jobs Act per ridurre il rinnovo del contratto a tempo determinato. Ora, ripeto, io vengo da una famiglia che ha fatto impresa per 30 anni, quindi conosco benissimo le dinamiche delle assunzioni, so benissimo che gli imprenditori non si divertono a licenziare. Però possiamo dire che a un certo punto nella mia vita il contratto a tempo determinato deve cessare. O me lo devono rinnovare per tutta la vita questo contratto a tempo determinato. Per cui io quando torno a casa da mio figlio non so più. Ma già adesso però mi pare che sia 3 anni, insomma è un tempo abbastanza ridotto. Io mi riservo di presentare una riforma complessiva su questo, perché il tema non è solo il contratto a tempo determinato, c'è un tema più generale che è quello della precarietà, che adesso è diventata iperprecarietà, si fanno i contratti a un giorno e ci dicono pure che è aumentata l'occupazione. Io sono stato il primo ministro del lavoro degli ultimi 6-7 anni a non enfatizzare questi dati che ci danno su più 100.000 posti di lavoro. Questa cosa fa arrabbiare la gente, perché i cittadini lo sanno che quel più 100.000 posti di lavoro ci sono dentro contratti a un giorno, contratti a una settimana, che non è lavoro, è ricerca di lavoro continua. Allora, a proposito di ricerca di lavoro, Marzamaglio è andato in un centro per l'impiego a Napoli. Questo è il centro per l'impiego? Sì. Ah, poca gente però, no? C'è gente dentro. Sono bloccati i computer. Si sono bloccati i computer. Centro per l'impiego di Napoli Capodichino. Oggi i terminali non funzionano e fuori si aspetta e si sbuffa. Che non funziona, signora. Non funziona il sistema, nulla, quindi non ci può fare niente. Ieri non funzionava. Ieri sono andata qua dalle 10 a mezzogiorno. Dalle 2 ore di presenza niente. Poi stamattina non ci funziona niente. Non funziona niente. Ci spostiamo a Fuorigrotta, secondo centro per l'impiego di Napoli, una città che di lavoro avrebbe più che bisogno. Se ne andate in un altro centro, dove non siamo solo noi. No, però per una cosa nazionale, c'è gente che vengono a fare sempre gli stessi documenti per il mondo. Hai capito? Non è tutto bloccato. Ah, adesso anche. Ma se parliamo di possibili risultati... Ma secondo me pensi che io proprio... Sì, è solo tempo. Si trova qualcosa? Guardi, noi abbiamo delle offerte che sono non molto corpose, ma relative, sono un po' affissi in bacheca. Politiche attive purtroppo ce ne sono poche, per i ragazzi fino ai 29 anni c'è garanzia giovane. Ma garanzia giovane un poco non è che aveva funzionato. È stato un bel poco mezzo flop. Leggiamo gli annunci, ma l'offerta è scarsa. Quindi tirocinio, tempo determinato, questo è un percorso di orientamento. Dice che per il call center ci vuole la laurea. Il call center? 1982 l'hai iscritto. E mai l'hanno chiamato. Qui si prende il numeretto e serve tanta pazienza. Facendo domande attiriamo l'attenzione dei responsabili del centro. Lei non è legittimata a sapere io chi sono. Non so se mi spiego. Tutte queste domande che sta facendo
Ok? Sono delle domande legittime. Adesso allora dobbiamo chiamare un'altra volta la polizia. Chiamate la polizia, vediamo un po'. Ma lei sta dando fastidio. Io non sto dando fastidio. No, ma scusi, che sta io non sto dando fastidio, signora. È lei che dovrebbe fare il suo lavoro, meglio, forse. Alzare la voce non aiuta a trovare lavoro. No, è inutile, è peggio. Allora, non è un quadro molto confortante. Dicevamo prima che la Germania ha dei multipli rispetto ai nostri. Ora, capisco da un punto di vista politico la concorrenza, chiamiamola così, tra lei e Salvini possa portare ad una rincorsa per fare le cose, però le cose bisogna farle bene. Allora, seriamente, quanto tempo ci vuole per fare dei buoni centri per l'impiego? Perché questi non servono a niente. Guardi, io su questo sarò molto sincero. La vera grande sfida è mettere a posto i centri per l'impiego da Ministro del Lavoro in un paese in cui i centri per l'impiego dipendono dalle regioni. Quindi io la prima cosa che voglio fare, non appena ho tutti i dati, perché ho chiesto al Ministero del Lavoro di darmi tutte le informazioni possibili, è mettere insieme gli assessori al lavoro delle singole regioni e cominciare un percorso insieme. Poi chi si prenderà il merito di questo grande cambiamento dei centri per l'impiego non mi interessa. Qual è il punto dei centri per l'impiego? Prima di tutto il personale. Non è un attacco al personale, ma è poco. E a volte viene dalle vecchie province. E molto di questo personale si è spostato con la mobilità delle province verso altri enti, perché voi vi ricordate la finta eliminazione delle province. Sono rimaste le province senza soldi e con un grande problema, che il personale ha avuto la possibilità di spostarsi verso altre amministrazioni. Sono rimaste poche persone, mal dotate, perché hanno un problema di finanze, un problema di finanziamenti a questi centri per l'impiego, e devo dire con problemi di differenze a livello regionale. Se non sbaglio a Catania, perché mi è stato segnalato dal Ministero, ci sono state addirittura l'altro giorno le aggressioni agli impiegati dei centri per l'impiego. Non va bene per la loro sicurezza, soprattutto non va bene per i ragazzi. Quella ragazza ha detto: è meglio che non lo presenti proprio il curriculum qui. Questa è la più grande sconfitta, perché quella ragazza rischia di entrare nei NEET, in quelli che hanno perso le speranze di studiare, di cercare un lavoro e non fanno niente la mattina e la sera. Non hanno neanche la forza, e mi auguro che restino qui e non lo facciano mai, di prendere un biglietto aereo e di andare a lavorare a Londra. Perché poi tutta questa cosa qui, quell'attesa lì, ti sfiducia, ti scoraggia e ti umilia. Allora io fallirò se non risolverò quel problema lì. Mi prendo questa responsabilità. Quanto tempo ci vorrà, seriamente, secondo lei? Le posso dire tra qualche settimana, dopo l'incontro col Ministro del Lavoro tedesco e dopo l'incontro con gli assessori regionali, perché io voglio collaborare con tutti i livelli istituzionali. Quello che le posso dire, però, è che entro l'anno noi dobbiamo dare una svolta necessaria ai centri per l'impiego, in modo tale che poi si possa attivare il reddito di cittadinanza. Dall'anno prossimo. Perché? Qual è il punto del reddito di cittadinanza? È che noi non vogliamo dare i soldi alla gente per starsene sul divano. Appunto. Oggi forse si stanno dando soldi senza chiedere nulla in cambio. Vero. Noi vogliamo fare in modo che chi va in quel centro per l'impiego, per esempio quella ragazza avrà dei talenti, magari non lo sa, quindi gli serve il personale preparato al centro per l'impiego e dice: guarda, tu secondo me hai questo talento, sei portata per questo lavoro. Il centro per l'impiego si incrocia con l'azienda, magari a livello nazionale, perché le banche dati dei centri per l'impiego non comunicano di regione in regione, a parte che per i giovani, le banche dati non comunicano, quindi io non so che offerte di lavoro come centro per l'impiego di Napoli ci sono in Puglia o in Basilicata. Quella ragazza viene messa in un percorso di formazione, non la formazione regionale, magari la possiamo fare direttamente in azienda, la formazione, dopodiché il centro per l'impiego dice a quella ragazza: mentre ti formi ti do un reddito, poi ti faccio 3 proposte di lavoro. Se non le accetti perdi il reddito, se le accetti perdi il reddito. Ma queste due cose vanno insieme ed è il sistema tedesco, perché c'è un sistema di sostegno al reddito legato alle politiche attive del lavoro. Dovremmo metterci soldi? Ma dove li dobbiamo mettere se non nella vita dei nostri ragazzi o dei cinquantenni, dei sessantenni che perdono il posto di lavoro e stanno aspettando di trovarne un altro? È lì che dobbiamo investire. Quindi io ieri ho detto chiaramente che la prima priorità di questo Paese sarà dare un futuro lavorativo o di reddito a giovani e meno giovani. E questo è il nostro obiettivo come governo ed è nel contratto di governo. Vede, io ho spiegato alla Lega il reddito di cittadinanza. Loro pensavano che fosse assistenzialismo e poi hanno capito che invece
era un progetto di sviluppo del paese e di reinserimento lavorativo. Loro le hanno spiegato la flat tax, ma è vero che comincia dal 1 agosto per le partite IVA più piccole? Questo deve chiedere al ministro Tria e al viceministro Caravaggio. Il ministro Tria stasera proprio ha detto che i vincoli di bilancio, quelli sono e quelli restano. Quello ovviamente non è un pregiudizio verso le misure economiche, perché dobbiamo essere ben chiari su questo, sia nella relazione al DEF di oggi, sia nel contratto di governo c'è scritto che la grande partita adesso si giocherà a livello europeo per ottenere i margini di bilancio e fare riforme strutturali del fisco e interventi sulla povertà e sulla disuguaglianza. E mi fa piacere che ieri il Premier Conte abbia già strappato un primo sì ad Angela Merkel per aiuti all'Italia, interventi europei sull'Italia per la lotta alla povertà, che significa reddito di cittadinanza e quindi lavoro. Il Partito Democratico vi propone di stanziare 3 miliardi all'anno, cioè il doppio del fondo per la povertà, proprio per il reddito di inclusione. Può essere interessante? Guardi, il reddito di inclusione oggi, per come sta funzionando, sta dando soldi non sufficienti a superare la soglia di povertà a persone che non hanno le politiche attive del lavoro. Cioè, si rende conto del paradosso? A noi dicevano che eravamo assistenzialisti e facevamo misure assistenzialiste. Ma in realtà il REI oggi sta intervenendo su delle fasce della popolazione in difficoltà, gli sta dando qualcosa, ma la nostra ambizione è mettere i soldi in un reddito di cittadinanza che permetta ancora di più. Quando tu prendi il reddito devi dare 9 ore lavorative gratuite al tuo comune ogni settimana, così che il tuo sindaco possa avere a disposizione per 9 ore a settimana tutti i disoccupati della propria città che prendono il reddito, così si abbassano i costi anche degli enti pubblici, delle opere pubbliche, di quelli che sono i servizi pubblici. È un progetto che non prevede quello che si sta fermo così sul divano e prende i soldi da quelli che lavorano. Non so, qualcosa di più di 9 ore potreste fare, insomma, no, visto che un minimo di reddito stiamo ce l'ha, parlando insomma di 10 milioni di persone sotto la soglia di povertà relativa. Senta, Ilva le ha detto praticamente voglio accontentare tutti, voglio garantire i miei diritti dei tarantini. Che significa? No, io accordo condiviso. Ho ascoltato tutti oggi ed è chiaro che tutte quelle che sono le discussioni che si faranno dovranno essere condivise. Quello che le dico chiude o non chiude? No, su questo tema qui nei prossimi giorni stiamo studiando attentamente piano aziendale, piano industriale, piano ambientale. Oggi ho finito gli incontri con proprietà, comitati, sindacati, sindaco di Taranto, governatore della regione Puglia e con tutti ho avuto modo di avere un primo dialogo su questo tema, perché mi si chiede in 15 giorni di risolvere un problema rinviato per 7 anni e trascurato per 20 anni. Io non ho i superpoteri, ma ce la metteremo tutta per trovare la soluzione migliore per i cittadini di Taranto e per quelli che lavorano e le persone che lavorano all'interno dell'Ilva, che a volte sono cittadini di Taranto, a volte della provincia di Taranto. Quindi conciliando la salute e il lavoro. È possibile? Si è fatta l'idea che è possibile? Questa è la grande sfida, ma è chiaro che in queste ore io sto accedendo a tutte quelle che sono le informazioni che mi hanno trasferito le autorità, i diretti interessati e il mio ministero, che è dello sviluppo economico. Adesso passiamo all'altra parte della strada, che è quello dello sviluppo economico, in cui prenderemo tutte le informazioni che servono, soprattutto sul piano industriale. Bene, grazie. Grazie a lei. È stato con noi. Noi chiudiamo. Chiudiamo domani, chiuderemo domani con Salvini, riprenderemo a settembre e la inviteremo di nuovo a settembre per fare il punto di tutto quello che ha fatto. Senta, lei è giovane, quindi il prossimo adesso quando lei andrà via, qui sarà pieno di persone, di professoroni, insomma di persone importanti anche, che dicono come restare giovani, questo problema ancora non ce l'ha. Quindi insomma la possiamo congedare serenamente. Vabbè, è meglio comunque informarsi. È sempre assolutamente, anche perché bisogna cominciare da giovani, a star bene da anziani. A Servalli. Grazie.